I mercati finanziari sono mercati in continuo movimento e in continua evoluzione, così come in continua evoluzione sono anche le persone che in esso operano e interagiscono. Va da sé che in un contesto così profondamente dinamico, anche le figure dei consulenti, in particolare del consulente finanziario, debba andare di volta in volta aggiornandosi, quindi andare a vedere qual è effettivamente il contesto nel quale opera, nel quale lavora, e andare a calibrare l'offerta rispetto a una clientela sempre più esigente che ha bisogno di certezze dal punto di vista della gestione patrimoniale. Come fare? Di questo e di molto altro parleremo nel corso del nostro incontro odierno, che è il primo di una serie di incontri live dove i professionisti di Advisor Professional andranno a spiegare quali sono alcuni degli aspetti più interessanti della consulenza finanziaria, anche cavillosi alle volte, con l'interazione diretta di coloro che stanno dall'altra parte dello schermo. È infatti possibile inviare delle domande inerenti alla tematica che tratteremo nella giornata attuale, e alle domande verrà poi data una risposta nella seconda parte dell'incontro. Non voglio però dilungarmi troppo nella parte iniziale, andrei subito a presentare l'ospite che è con noi oggi. Qui in studio con me c'è Vincenzo Renne, commercialista e formatore nell'ambito della fiscalità della finanza. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a tutti, grazie Gloria, sono felicissimo di essere qui e di essere a disposizione degli utenti che avranno la bontà di fare domande e esprimere le loro considerazioni su questa tematica. Quindi abbiamo detto consulente finanziario al centro di tutto, ma ci sono molti altri fattori che ruotano attorno a questo. Iniziamo a citarne tre fondamentali che poi andremo a trattare anche più nel dettaglio nel corso dell'incontro. Prima di tutto la consapevolezza di sé e di quello che c'è all'esterno. In secondo luogo il patrimonio attorno al quale ruota tutta la pianificazione e in terzo luogo la famiglia, che poi vedremo come dovrà necessariamente essere tenuta in considerazione dal consulente. Prima di lasciare direttamente la parola però mandiamo un breve video introduttivo che spiegherà quello che andremo a trattare. L'approccio consapevole alla gestione del patrimonio e della famiglia nasce da un'illuminazione. La dicotomia work-life non esiste. Singolarità della persona e principi guida devono essere reinseriti anche nell'approccio al lavoro e alla gestione del patrimonio, pianificando gli obiettivi in modo coerente e integro. Riconoscere inoltre questa legittimità alla persona determina un'ottimizzazione delle relazioni familiari. Comprendere che tutte le relazioni familiari ed impresa dipendono dalla consapevolezza di ogni sua componente, riconoscere che famiglia e impresa devono essere approcciate come entità distinte rispetto ai singoli membri, accogliere le esigenze particolari nel rispetto dell'esigenza complessiva, porta ad un senso di appartenenza e riconoscimento superiori. Una nuova consapevolezza individuale e relazionale fa sì che patrimonio e famiglia non siano più percepiti come fonte di frustrazione, ma di serenità. Questo è il punto di partenza per una reale differenziazione. Eccoci di nuovo in diretta. Come avete sentito nel bellissimo blog che lo staff di Advisor Professional ha realizzato e di cui sono enormemente orgoglioso, partiamo da quello che è la consapevolezza della propria unicità. A mio modo di vedere è come avere un navigatore personale 24 ore su 24, sempre acceso, che mi permette di poter agire in tempo. Quando parliamo di navigatore l'immagine viene abbastanza da sé, noi abbiamo un punto di partenza, un punto di destinazione, automaticamente viene calcolato un percorso per arrivare dalla partenza alla meta e in funzione del percorso, del traffico, degli imprevisti viene calcolato in tempo reale anche il tempo di percorrenza. Questo a me personalmente ha generato veramente serenità nella guida perché avendo vissuto sulla A4 per formazione dovevo partire la mattina presto, ero sempre ossessionato dal tempo di percorrenza per essere in orario e soprattutto dalle condizioni del percorso. In realtà io ho un approccio leggermente diverso da tutti gli altri, nel senso che a mio modo di vedere, la consapevolezza deve essere utilizzata non tanto per definire la meta di arrivo, la meta desiderata, ma tanto per iniziare ad analizzarsi in modo introspettivo su se stessi. Cosa vuol dire? Vuol dire guardarmi dentro per capire chi sono e riuscire in questo modo a realizzarmi pienamente nel corso della mia vita quotidiana.
Quindi diciamo che fin da subito sposto l'attenzione dalla meta, dalla destinazione di arrivo e dalla tempistica al punto di partenza. Questo perché anche? Perché se io mi focalizzassi solo sulla destinazione, sul tempo, sul timing del cambiamento, automaticamente rischierei di prendere delle scorciatoie. Attenzione, perché in ambito relazionale, se prendiamo delle scorciatoie, automaticamente rischiamo di essere percepiti come artificiosi o come superficiali. Perché? Perché andiamo a raccontare qualcosa agli altri di cui noi non siamo intimamente convinti. Ecco che quindi spostiamo il focus iniziale sul punto di partenza. Il punto di partenza lo focalizzo con quattro domande che sono veramente banalissime, ma che hanno una portata dirompente. Le quattro domande sono: chi sono, cosa so, chi conosco e cosa sto offrendo oggi. Chi sono vuol dire avere consapevolezza di come il nostro fisico, la nostra biostruttura e la nostra mente influenza il nostro approccio alla vita e alle relazioni umane. Cosa so vuol dire fare il sunto di tutte le competenze tecniche che ho acquisito con i percorsi scolastici, con la vita lavorativa, con i corsi di formazione professionali, ma non solo. Io ho una serie infinita di informazioni che mi rendono unico e speciale in funzione di tutte le esperienze che ho avuto nella mia vita, quindi anche in funzione dei libri che ho letto, in funzione dei film che ho visto, in funzione di un evento che mi ha emozionato, in funzione di un messaggio che mi ha trasmesso un mio professore alle scuole delle superiori. Ecco che riuscire a razionalizzare tutto questo mio bagaglio di conoscenze già mi rende differente. Dopodiché, chi conosco? Perché? Perché oggi siamo sempre più in un mondo interattivo, lo prevede anche questo video, nel senso che io sono qui a trasmettere un messaggio, ma l'interattività è potenzialmente esplosiva perché voi in tempo reale potete condividere con me considerazioni, perplessità, quesiti che volete essere approfonditi e che tratteremo poi successivamente. Quindi chi conosco diventa essenziale, poi lo vedremo, per analizzare la nostra clientela. E come ultima domanda, cosa sto offrendo oggi? Perché? Perché in realtà, se lo scopo è capire come potersi differenziare, devo capire anche oggi cosa sto offrendo. Perché il mio cliente oggi è un cliente che si affida a me e non al mio concorrente? Che cosa lo ha spinto in questa scelta? Che cosa mi ha reso differente nella sua percezione? E questo è un po' il punto di partenza. Poi dobbiamo spostarci invece su quella che è la meta desiderata. E la meta desiderata l'ho focalizzata su due considerazioni specifiche. La prima: che cosa voglio offrire domani? E la seconda: come voglio differenziarmi nell'offerta. Automaticamente prendo consapevolezza del gap esistente fra la partenza e l'arrivo. Questo gap deve essere colmato con un percorso dedicato al mio cambiamento specifico. E in funzione di questo cambiamento che io andrò ad identificare in funzione di me stesso, dovrò anche prendere in considerazione il timing necessario per metterlo in essere, perché purtroppo, pur essendo amante di libri fantasy, la bacchetta magica di Harry Potter nella realtà non esiste, quindi io non posso trasformarmi dall'oggi al domani con una ricetta qualunque, assolutamente no. Il cambiamento tanto più è profondo, tanto più ha bisogno di tempo, di dedizione. Ma vedrete con me che se sono consapevole del punto di partenza e di dove voglio arrivare, la motivazione necessaria per affrontare il cambiamento e gli strumenti necessari che posso utilizzare per facilitare questo cambiamento sono veramente importanti. Quindi abbiamo detto partenza, destinazione, percorso, tempistica. Spostiamoci ora su quella che è la base di partenza del consulente finanziario. Mi focalizzo con la prima slide su quella che è l'analisi del settore. Voi vedete questo personaggio nel quadro arancione che guarda verso scenari nuovi che gli si sono prospettati in funzione della consapevolezza acquisita, e andiamo ad aggiungerci dei particolari in più, cioè analizziamo quali sono i confini del settore consulenza finanziaria, cosa sta all'interno della consulenza finanziaria e cosa sta esattamente al confine. Perché? Perché da ciò che sta al confine possiamo trarre degli spunti per differenziarci ulteriormente. Faccio un esempio banale:
consulenti finanziari, sempre di più professionisti barra imprenditori, vuol dire che a fianco, nei confini, avremo il private banking, il wealth management, avremo il commercialista, avremo l'immobiliarista, avremo l'agente immobiliare, avremo l'architetto, abbiamo l'ingegnere, abbiamo l'avvocato, abbiamo il notaio, abbiamo il medico di base, lo specializzato, il neurochirurgo, cioè tutta una serie di settori complementari che hanno delle strutture al loro interno che possono rimettere in discussione anche i confini che ci vengono imposti dal settore consulenza finanziaria. Il mondo consulenza finanziaria cosa offre al mercato? Ha un'offerta che in questo momento è abbastanza standardizzata. E io che cosa vado a offrire in funzione di questo? Perché ho scelto la mia rete di appartenenza? Sicuramente non l'ho scelta per aspetti provvigionali o per casualità, sono andato a scegliere la rete di appartenenza per un senso di identificazione, di condivisione magari. Se fossi un responsabile rete, cercherei di rendere il più possibile tangibile l'identificazione razionale della mia rete per generare un alignment fra tutti i consulenti finanziari appartenenti in modo tale che trasmettano lo stesso messaggio univocamente al mercato che ci circonda. Perché? Perché ogni rete è a sé, ogni rete prende delle scelte leggermente differenti, così come ogni appartenente alla rete è differente dall'altro, come vedremo. E quindi io in questo momento che cosa sto offrendo? Qual è, rispetto a tutta la panoramica dell'offerta, quella su cui io mi sono andato a concentrare? Perché questa consapevolezza mi fa capire dentro di me qual è il valore aggiunto che sto offrendo al cliente e soprattutto come e se il mio cliente percepisce il valore aggiunto che io vado a fornirgli. Se io soddisfo solo la sua volontà in termini di tematiche, di timing e di strumentistica, automaticamente non percepirà nessun tipo di valore aggiunto. Se io cerco di soddisfarlo e di andargli incontro, sto svilendo il valore aggiunto che gli vado ad offrire, perché lui non vede i salti mortali che io faccio dietro per soddisfare la sua esigenza. Quindi molto probabilmente è bene generare un minimo di conflittualità iniziale per, fra virgolette, come dite voi consulenti finanziari, educare finanziariamente la clientela. Spostandoci in un'ulteriore declinazione dell'analisi della situazione attuale, devo identificare esattamente il mio portafoglio clienti oggi e in questo caso mi devo andare a focalizzare su quelle che sono le variabili che lo compongono, quindi l'età anagrafica, il nucleo familiare, lo vedete dal quadro, noi abbiamo in mente un nucleo familiare standardizzato, ma in realtà non è così. Perché? Perché l'evoluzione stessa sociale del nucleo familiare è cambiata, tanto che sia il diritto civile che la giurisprudenza civile stanno andando assecondando questa modifica del nucleo familiare anche in tutto quello che è la tutela, l'assegno di mantenimento, la pianificazione, e quindi automaticamente devo prendere in considerazione che posso trovarmi di fronte nuclei familiari differenti rispetto al passato. Poi li devo distinguere per tipologia, se sono imprenditori professionisti, se sono dipendenti o impiegati o grandi manager, se fanno parte di multinazionali o di micro piccole imprese italiane, perché li dovrò seguire nelle loro esigenze specifiche. Magari lo faccio già oggi, magari in modo più o meno consapevole, ma razionalizzare l'offerta di oggi mi permette di comunicare con loro avendo ben presente quel minimo comun denominatore che mi ha portato a soddisfare le loro esigenze. Perché questo? Perché una volta finita l'analisi della situazione attuale posso dedicarmi finalmente a dove voglio andare a parare. E in questo senso, attenzione, io sono ancorato alla consapevolezza individuale, ma devo seguire obbligatoriamente i mutamenti del contesto esterno di riferimento. E quindi dove sta andando il mondo? Il mondo sta andando verso Industria 4.0. verso il mondo digitale, sta andando nell'incremento della tutela della salute, quindi un incremento della vita, sta andando verso l'internazionalizzazione e quindi troveremo l'imprenditore che ha l'impresa che lavora all'estero, ma troveremo anche non solo più il grande manager della multinazionale americana che vive all'estero e fa avanti e indietro dalla famiglia italiana, ma troveremo anche quantomeno il commerciale di una PMI italiana che si sposta continuamente all'estero. E questo genererà delle problematiche di service a questo soggetto che si troverà all'estero buona parte dell'anno. Avere questa fotografia, il minimo comune denominatore, consente quindi di capire: il mio mondo si sta trasformando, la consulenza finanziaria deve seguire questa trasformazione. Cosa troviamo oggi
di variabile esterna che andrà a impattare sulla vostra offerta consulenziale. MiFID 2, Robo Advisory, la trasformazione da consulente finanziario a consulente patrimoniale, tutta la dinamica della gestione dell'impresa e della gestione delle relazioni. Conseguentemente, attenzione, la Robo Advisory molto probabilmente andrà a dicotomizzare ancora di più l'offerta. Perché? Perché se abbiamo detto che Robo Advisory andrà a gestire i portafogli, quantomeno quelli di piccolo dimensionamento, in modo standardizzato, ma mi auguro in modo non replicante per evitare le conseguenze del panic selling che ci furono nel 2008, ecco che la scelta di campo sarà importante, capire se voglio stare all'interno del service e quindi rimanere, fra virgolette, nella mia zona di comfort, devo aumentare gioco forza i volumi di riferimento. Perché? Perché sarò facilitato dal robot, dall'intelligenza artificiale, ma l'uomo non sarà mai sostituibile dal robot, soprattutto in scelte importanti per la vita delle persone, che non dipendono dalla dimensione patrimoniale. Avremo un impatto emotivo, anche se abbiamo un patrimonio di 100.000 euro, dobbiamo decidere se investire 20.000 euro in titoli di Stato, in obbligazioni o in azioni. Ecco che conseguentemente l'evoluzione del consulente finanziario potrebbe andare per volumi. Viceversa, se vuole dirottarsi nell'alta marginalità, nei grandi patrimoni, deve fare una scelta di campo. In questa logica cosa vuol dire? Vuol dire andare a crearsi delle competenze ulteriori, perché quella tipologia di cliente è un cliente che vuole essere seguito a 360 gradi e sempre di più anche in ambito, concedetemelo, umanistico, cioè relazionale. Quindi la scelta di campo deve essere evidente. Io, visto cosa sto offrendo, visto dove sta andando il mondo e il settore della consulenza finanziaria, dove voglio andare a pormi? Questa domanda la evidenzio ulteriormente. Perché? Perché il cambiamento è così epocale e così a 360 gradi che non posso diventare onnisciente dall'oggi al domani, non posso affrontare tutti i cambiamenti con lo stesso verticalismo. Ecco che allora aver razionalizzato quel minimo comune denominatore nella mia clientela mi consente di evitare di correre il rischio di ciò che gli anglosassoni chiamano shiny things, cioè evitare di disperdere energia e tempo per andare a soddisfare esigenze che non fanno parte del mio target. Se quella composizione di portafoglio mi soddisfa perché è inerente alla mia persona, io la devo mantenere, dovrò crearmi le competenze esclusive per quelle esigenze. Viceversa, se quella tipologia di composizione del portafoglio non mi soddisfa come persona, perché magari sono più consapevole di quello che voglio, ecco che devo cambiare il mio target della clientela e quindi magari ampliare i miei orizzonti. Una volta fatta questa scelta, quindi, riuscirò effettivamente a capire quello che è il mio cambiamento necessario, quindi potrò identificare quelle che sono le competenze effettivamente che serviranno a me. Come poterle acquisire? Con corsi di formazione, con e-learning, con eventi di una giornata, con percorsi formativi a una giornata in home. Dipende, l'offerta formativa è infinita. Dopodiché, una volta che io ho capito quali sono e come poterle acquisire, devo poi dedicare del tempo anche all'implementazione di queste nuove competenze nella mia offerta e devo renderle percepibili. Come faccio a costruirmi da come sono ora a chi voglio essere? È un processo che ho tratto dalla strategia di impresa che si chiama Blue Ocean Strategy e che ho immerso nel percorso di cambiamento in età adulta, cioè vado a identificare quegli aspetti che voglio andare ad eliminare perché non sono percepiti come valore aggiunto o perché non mi piacciono e perché non sono effettivamente richiesti dalla mia clientela, devo andare a identificare quegli elementi che devo ridurre perché non vorrei affrontare ma il mio cliente me li chiede, la mia rete me li chiede e quindi comunque devo poterli soddisfare, magari esternalizzandoli grazie a una struttura, a una segretaria, a un junior o quant'altro. Devo identificare quegli elementi che invece voglio incrementare, li sto già facendo, ho visto lungo e quindi posso rincarare ancora di più la dose e quindi voglio focalizzarmi su di essi. E poi finalmente vado a creare addirittura qualcosa di nuovo in funzione del cambiamento esterno e di come sono fatto io e di quella che è l'esigenza della mia clientela minimo comune denominatore. Quindi
eliminare, ridurre, incrementare e creare dal nuovo. Ecco che ci possiamo spostare quindi, avendo identificato il percorso, sul timing, cioè sulla durata che mi serve per implementare questo percorso di cambiamento. Allora, qua ci corre in aiuto tutto ciò che è l'automotivazione, l'autodisciplina, l'auto-organizzazione. Ho un punto di partenza, un punto d'arrivo, devo riuscire a fattivamente operare in modo diverso, cogliendo il salto di paradigma e riuscendo a trasformare me stesso per poi conseguentemente trasformare e far percepire differente la mia offerta consulenziale. Il timing può essere minimizzato, ottimizzato, sicuramente non raso a zero, grazie alla struttura, grazie alla tecnologia, grazie alla possibilità di interagire in remoto con alcune fasce della mia clientela, soprattutto quelle più giovani. In realtà posso anche decidere di andare a interagire per assurdo con il settantenne disponente di riferimento in home, con la seconda generazione ci posso interagire per telefono, per assurdo, e con la terza generazione, il quindicenne, via SMS o direttamente tramite i canali social. Attenzione che poi lo vedremo, la fase comunicativa a queste tre fasce d'età è completamente diversa per tematiche, per modalità e per canali di comunicazione con loro. Tra l'altro vi pongo una domanda provocatoria: avete fidelizzato il passaggio generazionale del vostro portafoglio? Perché se no stiamo ragionando di seguire l'interezza del proprio patrimonio, di accompagnare il disponente nella pianificazione consapevole successoria, perché il nostro cliente di riferimento è il settantenne che ha grandi capacità patrimoniali, ma non abbiamo fidelizzato la nuova generazione. Al momento del decesso la nuova generazione è già fidelizzata da un nuovo consulente. E soprattutto, come faccio a fidelizzare la seconda? In realtà oramai eventualmente il danno è fatto, devo andare a recuperare la terza, perché la terza in questo momento non ha contatti diretti col mondo della consulenza finanziaria. E come posso fare? Posso organizzare degli eventi dedicati alla famiglia, alla gestione delle relazioni, alla gestione della finanza, alla gestione del patrimonio. Se mi dedico alla terza generazione, magari utilizzando Topolino piuttosto che Geronimo Stilton, come sto facendo con mio figlio che ha 4 anni e mezzo. Se devo approcciare alla seconda generazione, devo andare a identificare quelle che sono le esigenze di questa generazione, quindi l'immediatezza, quindi la certezza, quindi la riduzione dell'incertezza. Se dialogo con il disponente settantenne, devo dialogare in ottica di sicurezza, pianificazione, serenità. Nel momento in cui io ho identificato quindi come poter andare a interagire con loro, come poter ottimizzare dal punto di vista tecnologico, può aiutare anche una cosa che riuscite a trovare su una pubblicazione che si chiama Triggers di Marshall Goldsmith, che è quello di crearsi una struttura giornaliera per minimizzare lo stress psicologico di ogni singola decisione che prendiamo nel corso della giornata e quindi riuscire a introdurre il cambiamento grazie a delle abitudini che già sto vivendo. Non ve la faccio lunga perché entriamo in un mondo veramente enorme, che è quello della gestione del cambiamento, e andiamo a parare invece su quelle che sono, una volta quindi identificato il cambiamento e conseguito, come riesco a comunicarlo. Lo vedete dall'infografica, nel momento in cui io ho lavorato su me stesso, ho lavorato sulle mie competenze, sono diventato magari il migliore, se non sono bravo a comunicarlo non andrò da nessuna parte. E guardate bene, questo deriva da un concetto fondamentale: la realtà non esiste, esiste la percezione della realtà, ma la percezione della realtà è soggettiva, vuol dire che ogni singolo vostro cliente ha una percezione di un voi stesso differente. Quindi io devo tarare sulla base della mia clientela le modalità con cui vado a comunicare loro le mie nuove competenze e la mia nuova offerta, utilizzare i canali di comunicazione più appropriati, per cui parliamo della pagina web, parliamo del blog, parliamo della newsletter, parliamo degli SMS, parliamo dei social network, parliamo di advertising, di marketing, parliamo di web marketing, parliamo di digital e social content marketing. Utilizzare i social in modo consapevole consente l'esponenzializzazione del passaparola. Se io riesco a farmi percepire integro come professionista su LinkedIn, come persona su Facebook e come sul pezzo nelle novità su Twitter, ecco che molto probabilmente riesco a raggiungere più
più persone che non se mi isolassi all'interno del mio studio o all'interno della mia rete. Quindi le modalità di comunicazione sono importanti, dopodiché devo capire che io di fronte ho una persona che può avere come suo approccio alla relazione una modalità cerebrale, una modalità emozionale o probabilmente una modalità sentimentale. In funzione del mio interlocutore posso tarare lo stesso messaggio nella modalità a lui più consona e quindi riuscire a farlo percepire meglio. In questo modo quindi capite bene che in realtà non è difficile differenziarsi, perché non è la meta di arrivo ciò che conta, ma è la consapevolezza della partenza, perché voi siete unici in quanto siete la somma di infinite informazioni che avete acquisito nell'arco di tutta la vostra vita. Prendere consapevolezza di questo fa sì che all'interno dello studio c'è il mio collega commercialista, ma i suoi clienti non saranno i miei clienti, non possono essere soddisfatti di me perché siamo differenti e lo facciamo percepire. Quindi il percorso per fare il mega assunto di tutta questa carrellata è il conseguente. Primariamente dobbiamo ragionare in termini di consapevolezza per riuscire a non farci distrarre e quindi avere la consapevolezza che mi genera il singolo sogno a cui ambisco. Dalla consapevolezza riesco a spostarmi su quella che è la pianificazione consapevole e quindi a traslare grazie alla pianificazione quel sogno in un obiettivo perseguibile effettivamente, ma attenzione che poi dobbiamo rimboccarci le maniche. Perché? Perché dalla pianificazione consapevole dobbiamo spostarci nell'implementazione fattiva quotidiana per riuscire a traslare ciò che è un obiettivo perseguibile in un risultato concreto realizzabile. Quindi da questo punto di vista tutto questo percorso è un filotto. Se io cambio l'approccio dalla destinazione e dal timing e lo sposto sulla consapevolezza dell'oggi e del domani, automaticamente la differenziazione non è più un problema. Ottimo, grazie mille per l'esposizione molto chiara. Abbiamo detto quindi quattro domande fondamentali, ovvero chi sono, cosa so, chi conosco e cosa sto offrendo. Soprattutto ricordandoci che non devono esistere due fattori. Il primo, l'autogiustificazione, quindi bisogna sempre trovare il motivo per evolversi, per conoscere, per sapere, per migliorarsi, avendo la consapevolezza del fatto che ognuno è uguale a se stesso e nessuno è uguale alla singola persona. Ma soprattutto un altro dei fattori fondamentali è che non deve esistere l'improvvisazione, quindi tutto deve essere ben consapevole di quello che viene fatto, qual è il punto di inizio, qual è il punto di fine e il percorso che è stato compiuto e si vuole compiere. Andrei subito quindi a proporti alcune delle domande che ci sono arrivate tramite i nostri canali, quindi tramite la nostra piattaforma ma anche via mail. La prima domanda è, ci chiedono, quando parli di cambiamento, una volta definito il cambiamento in sé, come si mette in atto tale cambiamento? Sì, molto probabilmente l'ho un po' banalizzato, nel senso che ho dovuto stringere nei tempi perché sono abbastanza logorroico. Affrontare il cambiamento, diciamo affrontare una delle fasi della vita più difficili in assoluto, nel senso che il cambiamento tendenzialmente noi siamo portati ad evitarlo e lo affrontiamo solo quando siamo costretti. In realtà con la consapevolezza vediamo che il cambiamento può essere perseguito volontariamente. Come faccio a radicarlo nella mia giornata quotidiana? Partendo da un concetto molto semplice, se io non sono consapevole del punto di partenza e del punto desiderato di arrivo, ho la motivazione necessaria per perseguirlo e quindi per uscire dalla mia zona di confort e mettermi in discussione. Nel momento in cui io ho la motivazione iniziale e ho la strategia e la strumentistica per mantenerla anche quando ho le fasi down di questa motivazione, devo andare a capire effettivamente come abbinare il cambiamento all'interno della mia vita quotidiana. La faccio breve. BJ Fogg, che è un docente della Stanford University, ha parlato di thin habits, cioè vado ad prendere quel fattore di cambiamento microscopico che fa l'effetto valanga, cioè la palla di neve che diventa una valanga. Quella palla di neve l'abbino a un'abitudine che ho già ed automaticamente riesco a viverla senza frustrazione e una volta che l'ho acquisita, quella palla di neve diventa valanga e travolge tutta la mia esperienza quotidiana.
automaticamente, vedendo che riesco a portare a compimento un cambiamento, seppur minimo, questo genererà in me maggiore convinzione, maggiore motivazione e faciliterà una cosa che comunque non possiamo tralasciare, che è l'autodisciplina. Io ho fatto judo a livello agonistico e judo è la via della cedevolezza, ma è un'arte marziale, ci vuole dedizione, io devo essere discepolo di me stesso. Ma è facile esserlo, non è una costrizione. Se io non sono consapevole di chi sono oggi, di dove voglio andare, automaticamente riesco a essere discepolo di me stesso. Viceversa, se io voglio impormi dall'alto un cambiamento che non sento nelle mie corde, sarà una frustrazione continua. Ottimo. Ti faccio velocissimamente una domanda che ci arriva da Dario Bulino. In tutto questo percorso, quindi abbiamo parlato di questo percorso tramite un navigatore, il meteo. Ah, bella domanda. Allora, in realtà il meteo è tutto ciò che va a ricomprendere le variabili esterne. L'ho bypassato per velocità a inizio della mia esposizione. Se io sono consapevole da dove parto e dove voglio andare, qualunque variazione la riesco a gestire in tempo reale e quindi anche il meteo, che può essere, se vogliamo, un cambiamento esterno. Faccio un esempio in finanza: l'1,9% della popolazione inglese che va a votare per l'uscita, la cosiddetta Brexit. Se io non sono consapevole, questo evento fra 2 o 3 anni travolgerà anche me. Perché? Perché nella gestione patrimoniale che il consulente finanziario mi erogherà avrà preso in considerazione la hard o soft Brexit, a seconda di come sarà, e quindi magari la mia allocazione patrimoniale verrà rimessa in discussione. Ma attenzione, se io sono consapevole del perché delle mie scelte, il meteo non fa la differenza, apro l'ombrello e non mi bagno. Soprattutto nel Regno Unito. Soprattutto nel Regno Unito, esattamente. Ottimo. Procederei con un'altra domanda che ci è sempre arrivata. Quando si parla di famiglia, a che servizio si fa riferimento? Quindi parliamo di nucleo familiare, parliamo di singola persona, famiglia. Come si lega questa cosa? È una bellissima domanda a cui in Italia dobbiamo porre estrema attenzione. Questo perché, sia che parliamo di family business, sia che parliamo di gestione patrimoniale a 360 gradi, l'elemento famiglia lo dobbiamo prendere in considerazione. Ora, gli anglosassoni sono molto più avanti di noi nell'analisi delle relazioni e delle relazioni soprattutto familiari. Non possiamo abbandonare quella teoria accademica, ma la dobbiamo contestualizzare in quello che è la profondità del legame familiare italiano. Io ho fatto nel 94-95 un anno di Master in Business Program all'École de Management di Lione e mi sono accorto che i legami familiari sono completamente diversi anche in Francia, perché in Francia vai in università in funzione del risultato che hai ottenuto col baccalaureato, che è un esame statale, e quindi sei già più portato a spostarti. Allora, per farla breve, c'è una teoria accademica anglosassone che definisce il family think, cioè il passare da analizzare l'esigenza del singolo individuo membro della famiglia a quella che è l'esigenza della collettività familiare. In alcuni casi vi è contrapposizione, non solo intergenerazionale fra i genitori e i figli per un gap culturale, ma anche fra il singolo e l'entità nel suo complesso. Allora, riuscire a gestirla, e ci sono degli strumenti per poterlo fare, aumenta consapevolezza nell'individuo, nelle sue capacità relazionali, crea senso di condivisione e di unione e ancora la famiglia ha dei principi guida. Questo secondo me è fondamentale, fondamentale soprattutto quando parliamo di quello che ho chiamato Italian con punto esclamativo family business. Perché? Perché purtroppo nella gestione del patrimonio e quindi anche dell'impresa le relazioni intrafamiliari, fra la famiglia e i dipendenti, fra l'impresa e il loro esterno sono veramente dirompenti. Ottimo. Ti farei quindi un'ultima domanda. Cos'è nella pratica l'equilibrio dinamico? Questa ce la manda Nicola Carella. Allora, l'equilibrio dinamico è un... lo tratta come spunto di riflessione appunto dal judo. Judo vuol dire via della cedevolezza, vuol dire non andare muro contro muro, vuol dire prestare la giusta attenzione fra luci comi, che è la ripetizione continuativa della singola tecnica per raggiungere l'eccellenza, e la flessibilità durante un randore o durante una gara per applicare quella tecnica che ho metabolizzato non in modo cosciente, perché sarei troppo lento, ma in modo consapevole, quindi molto più immediato.
Equilibrio dinamico vuol dire fondamentalmente riuscire a trovare il punto di unione fra pensiero e azione, fra teoria e pratica. Nel caso del consulente finanziario, fra tutto ciò che è lavoro di back office e tutto ciò che è lavoro di front office, quindi tutto ciò che è la pianificazione che devo studiare a tavolino sulla mia scrivania e tutto ciò che è la mia relazione con il cliente, quando il cliente ha bisogno di interagire con me e il più delle volte avviene in tempo reale, perché mi chiama lui, rischio addirittura, se non lo sento da tanto tempo, a magari sentire la telefonata che ha bisogno e io non sono riuscito ad anticiparlo. Quindi anche questo aspetto dell'equilibrio dinamico, soprattutto quando parliamo di equilibrio dinamico fra teorie ed azione, torniamo al discorso che facevamo prima, dobbiamo rimboccarci le maniche per traslare l'obiettivo in risultato, dobbiamo rimboccarci le maniche per traslare quella che è la pianificazione consapevole in quella che è l'azione quotidiana. Nella mia strumentistica io ho ideato una cosa che ho chiamato Traction Note, che è una sorta di trade union fra che cosa? Fra la consapevolezza dei propri principi individuali, gli obiettivi che sono scaturiti da questa consapevolezza, gli obiettivi vengono declinati nei vari timing, a 10 anni, a 5 anni, a 3 anni, a un anno, a 3 mesi, a un mese, a una settimana, fino ad arrivare alla to-do list giornaliera. Questo perché? Perché in questa fase l'Accademia classica anglosassone lo rende evidente, siamo già alla quarta generazione di time management, che non è più un time management, è un self management, cioè è un gestire i nostri impegni quotidiani operativi ancorandoli ai nostri principi e alla nostra allocazione consapevole. Noi abbiamo un'allocazione conflittuale per quanto riguarda le risorse, perché possono finire nel patrimonio, nella finanza, nell'impresa, ma abbiamo anche l'allocazione conflittuale in due risorse che sono a costo zero ma non ci vengono ridate, che sono il tempo e l'energia, il tempo che dedichiamo a qualcosa e l'energia che dedichiamo a realizzarla. Ecco che quindi l'equilibrio dinamico è fondamentale per riuscire a non vivere di sola teoria, ma non fermarci nel paradigma del fare. Faccio un'ultima chiosa, visto che non mi fanno tempo che devo... Allora, la chiosa è molto semplice, io ho identificato 5 paradigmi. Il paradigma del fare, dove purtroppo, ahimè, siamo nella maggioranza dei casi, cioè siamo preoccupati del fatturato e di come interagire col cliente per volumi, volumi di fatti esplicati, fatti percepibili. Purtroppo, soprattutto in ambito consulenziale, per il singolo consulente finanziario o per il suo cliente imprenditore, per l'impresa stessa, noi dobbiamo iniziare a fare dei salti di paradigma, spostarci dal fare al monitorare, perché il bilancio non è uno strumento per pagare le imposte, come dicevamo prima, dal punto di vista del diritto tributario, è il primo strumento gestionale in tempo reale della nostra azienda e quindi deve essere fatto quantomeno trimestralmente, se non mensilmente. Se io capisco che il bilancio può essere utilizzato per monitorare, mi viene facile anche utilizzarlo per pianificare. Perché se ho consapevolezza delle storicità, delle mie variabili chiave, ho la consapevolezza di come è andato finora, so quali sono le variabili esterne future che mi attendono e so come andare a interagire con esse, automaticamente posso anche pianificare. Il quarto paradigma lo conoscono tutti, è passare dalla pianificazione alla strategia, sempre in ottica di differenziazione. E il quinto paradigma è quello che ho ideato io, cioè passare dalla strategia alla consapevolezza imprenditoriale e consulenziale e quindi riuscire a fotografare cosa noi vogliamo offrire, per come siamo fatti noi. E quindi non vivere solo di teoria, ma non vivere solo di pratica, fa sì che riusciamo ad affrontare tutto questo cambiamento epocale fra fare e consapevolezza. Ottimo. Spenderei gli ultimi 2 minuti per un concetto che interessa anche me in prima persona, nel senso, andando a leggere quello che tu hai scritto all'interno della nostra piattaforma di Advisor Professional, quello che un po' ha attirato la mia attenzione è la definizione di minimo comune denominatore. Quindi, questo minimo comune denominatore, che cos'è? Facciamo degli esempi pratici, cioè cerchiamo di ricondurlo poi alla pratica. Perfetto. Mi tireranno le lapidi perché in 2 minuti sarà veramente difficile. Allora, minimo comune denominatore cosa vuol dire? L'abbiamo proposto quando siamo arrivati alla slide dell'analisi della mia composizione della clientela. Ho parlato anche dei cosiddetti shiny things, cioè delle cose che potrebbero distrarre
il mio focus per la soddisfazione delle esigenze della mia clientela. Allora, come ho detto en passant prima, o io voglio completamente modificare la mia composizione della clientela oppure la voglio perseguire. Se la voglio perseguire, quel minimo comune denominatore deve essere traino per l'acquisizione delle nuove competenze che serviranno un domani per soddisfare le loro esigenze, che magari, forse senza il magari, sono ancora inconsapevoli per loro. Ma io che sono consulente, che so prevedere, so capire come il cambiamento esterno andrà a impattare su di loro e quindi posso prevenire, come si suol dire, prevenire meglio che curare. Ecco quindi che minimo comune denominatore cosa vuol dire per fare casi emblematici. Sono uno sportivo, ho conoscenza di uno sport in particolare, il judo, il calcio, la pallavolo, quello che vogliamo noi, la scuola di ballo di latinoamericano. Quindi ho anche tante conoscenze in questi campi. Automaticamente io posso arrivare ad avere diversi livelli di questa clientela. Uno che è specializzato per passione e ha tantissimi contatti nel mondo del calcio, se arriva ad avere dei clienti di serie A, automaticamente gli si aprono scenari completamente diversi. Ma guardate bene che le esigenze di un campione di serie A sono le stesse esigenze di un esordiente che ha 13 anni. Che non sapete se esplode e diventa un campione di serie A, ma soprattutto che deve essere accompagnato in un percorso di consapevolezza, sia nello sport che in tutto ciò che gli sta intorno, quindi anche patrimonio e quant'altro. Quindi essere consapevoli della propria composizione di clientela vuol dire: ho più imprenditori o più liberi professionisti? L'aspetto corporate non lo posso tralasciare. Non lo posso tralasciare perché nel momento in cui parliamo di finanza, il vostro cliente vuole essere seguito sempre dall'unico referente. Quindi quello che venne fatto come stratificazione dallo studio di McKinsey fra retail, private e corporate, in realtà è sempre stato mal digerito da parte della clientela finanziaria. Quindi se io ho un imprenditore, e se ho un imprenditore domestico piuttosto che un imprenditore internazionale, le sue esigenze sono completamente diverse. Se il mio target di clientela è il family business, all'interno del family business ho già due generazioni che ci lavorano dentro, e una che inizierà probabilmente a entrare in funzione anche solo banalmente dal percorso delle scuole superiori, ecco che se consapevole di questo mi consente di dialogare con il mio cliente accompagnandolo, perché è questo che il cliente vuole. Se il cliente viene da voi e pretende delle cose e voi gli date solo quello, non riconoscerà mai in voi un valore aggiunto. Ma se voi lo accompagnate per soddisfare in modo anticipato quelle che saranno le sue esigenze e lo portate a riscontrarne il bisogno, automaticamente l'avete fidelizzato. Quindi non so se sono stato abbastanza. Faccio l'esempio ultimo: il manager di una multinazionale a cui viene erogato ad esempio delle stock option pone dei problemi di residenza fiscale, pone dei problemi di poter utilizzare il canale finanziario in remoto dall'estero, pone il problema del come arrivare a compravendere quelle stock option, cioè tutta una serie di esigenze che, se io non dedicassi del tempo ad essere consapevole della composizione di questo minimo comune denominatore, non riuscirei a sfaccettare. Quindi come faccio a differenziarmi? Certo, certamente. Quindi una visione sempre a 360 gradi che analizza prima di tutto il punto di partenza, il punto di fine, il percorso, ma che tiene in considerazione anche tutto quello che dall'esterno può andare a influire su quello che poi è il percorso che andremo ad intraprendere. Con questo direi che è tutto per il nostro primo incontro. Prima di salutare Vincenzo, rinnovo la possibilità di commentare, inviare comunque delle domande o tramite i nostri canali, quindi tramite i nostri recapiti, o direttamente sotto gli articoli che potete trovare nella sezione blog di Advisor Professional, direttamente di Vincenzo Renne o di uno dei nostri altri blogger. E a proposito, rinnovo l'appuntamento per il 19 dicembre, dove ci sarà un altro incontro live come questo, e interverrà Andrea Buscaro. Il punto della situazione a proposito sarà il personal branding, ma soprattutto qual è il ruolo del personal branding all'interno di un contesto più social, quindi come andare a spendere la propria faccia e il proprio nome all'interno di un mondo che non è più solo quello personale, ma è anche quello che viaggia attraverso la rete. Qui vi ringraziamo per averci seguito, ringrazio Vincenzo, grazie. Grazie mille a voi per questa possibilità, seguite Andrea Boscaro che è molto bravo. Grazie mille e ci vediamo la prossima volta.